chiara che il loro rientro fu molto difficile. Per non dimenticare è lo slogan in occasione della giornata della memoria che si svolgerà a Fano martedì prossimo presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna a partire dalle ore 9 in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Verranno affrontate varie tematiche riguardanti l'Olocausto, ovvero lo sterminio di milioni di ebrei ad opera dei nazisti, un fenomeno reale documentato anche grazie alle tante testimonianze dei sopravvissuti alla catastrofe del genocidio. Quest'anno il tema è molto importante perché oltre a parlare della Shoah, del male oscuro, terribile, con cui la storia dovrà sempre fare i propri conti, ma quest'anno viene inserito anche il tema del bene. Non è un controsenso. Diciamo che nel periodo della Shoah ci sono state persone che si sono opposte a quello che stava accadendo, si sono opposte a leggi disumane e hanno risposto alla legge morale della propria coscienza. Quindi i tanti giusti tra le nazioni che si sono distinti in questo senso sono veramente tanti. Ogni anno vengono accreditate nuove storie di persone che hanno salvato gli ebrei. Nel mondo sono oltre 26.000 e in Italia sono quasi 700, quindi noi siamo il quarto paese nel mondo per numero di giusti. Ospite d'eccezione alla giornata sarà Edith Bruck, scrittrice e traduttrice ungherese deportata ad Auschwitz e sopravvissuta alla Shoah. Testimone attraverso i suoi libri, dal racconto agli eventi nei lager, alla sua infanzia prima della deportazione e l'ostilità continua dell'Europa verso i sopravvissuti anche dopo la guerra. Il Consiglio Comunale affronterà insieme ad Edith anche un'altra tematica riguardante la Shoah delle donne, focalizzando l'attenzione sul corpo maltrattato e le conseguenze successive sulla vita di quest'ultime. Poi altri appuntamenti seguiranno la programmazione della giornata dedicata. Sarà una programmazione ricca. Inizieremo alle 9 della mattina di martedì 29 gennaio presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, con un consiglio comunale monografico. Alle 11.30 ci sposteremo presso la residenza comunale per deporre una corona e ricordare i 150 sopravvissuti ai campi di sterminio di origine ebraica che dal dicembre del 45 al maggio del 1948 furono ospiti della città di Fano e qui costruirono con la nave con la quale poi molti di loro salparono nel 48 alla volta del neonato Stato di Israele. E nel pomeriggio alle 16.30 alla sala ipogea della Mediateca Montanari ricorderemo la figura e la biografia di Edith Bruck,